L'unica cosa che so è che più o meno lì vorrei dormire, accamparmi lì, vorrei sfruttare questo albero qua, che è un po' lontano da un altro che è lì, però almeno uno vorrei sfruttarlo, vediamo come. Salve, bentornati, benvenuti a tutti a questo nuovo video. Come vi ho già spiegato, vorrei accamparmi lì questa notte. Oggi vorrei fare un semplice pernottamento in stile bushcraft, non so ancora esattamente che setup farò, che tipo di shelter farò, ho un telo con me e non di più. Importante è l'isolamento perché non ho portato materassino né niente, perciò faccio l'isolamento solo con roba che troverò qua in giro, perciò dovrò concentrarmi un bel po' anche su di quello. Qua che ci sono dei sassi. Il letto è più o meno fatto, ho avuto la fortuna che più in su hanno tagliato legna a 200-300 metri da qua e ho potuto portare giù, solo raccogliere questi pezzi e portarli giù, ho avuto fortuna. Nonostante questo ci ho messo un'oretta più o meno a fare questo letto, adesso mi manca l'isolamento. Sempre lì, un po' più in là, ho visto un albero caduto probabilmente dal vento così. Relativamente fresco, dove posso andare a prendere dei rami di abete. Allora, avevo finito il letto e siccome sono un po' stanco mi sono seduto e questo sedersi era un po'... sì, mi sono lasciato cadere, diciamo così. Cosa è successo? Si è spezzato il tronco. Cavoli! Mi sa che devo rifare tutto. Sono riuscito a farlo relativamente veloce. Sono riuscito ad alzare questo palo rotto e ne ho infilzato un altro subito dietro e ho messo qua dei sassi sotto. Adesso mi sembra di nuovo un po' più stabile e non salto più sul letto, diciamo così.
prima magari avete visto quella inquadratura da sopra quando buttavo giù i pezzi di legna, e magari uno o l'altro dice: ah, ma quel posto lì non è proprio ideale come campo, come scelta campo. Proprio adesso c'era qualcuno che mi ha mandato un messaggio e mi ha chiesto qualche consiglio sulla scelta del campo. Allora, io so esattamente dove sono e so che sopra di me, su questo fiume, non c'è una diga né niente. So che non pioverà stasera, assolutamente sicuro, perciò il fiume non si ingrandisce. E questo anche molto lontano, fin dove sorge questo fiume. Poi non so se si vedeva prima, ma il fiume dal campo è un po' più basso, un po', parliamo di 5-6 metri, cioè si deve riempire di un bel po' d'acqua finché arriva quassù. Comunque, se non sapessi esattamente queste cose, dove sono, quello che ho appena detto, concordo, non sarebbe un posto ideale, sicuro. E non sceglierei questo posto qua. Questo giusto una breve parentesi sulla scelta del campo. Sì, una cosa provvisoria che giusto per tenere un po' il caldo qua stanotte, quello è quello che volevo alla fine, però sì, non è bello come volevo, diciamo così, dai. Il letto tiene, è a posto così, non è proprio dritto, si vede ancora la buca lì dove prima si è rotto. Tanto so già che stasera non dormirò molto. Per il fuoco mi sono preparato così. Adesso sono le 7 di sera, già passate, e pian piano devo occuparmi del fuoco. Non ho ancora neanche legna. Adesso sì, mi preparerò qualcosa da mangiare, sono un po' stanco, ma voglia di dormire ancora no. Ho fame, magari vi posso far vedere ancora un o due cose, non so se si vede lassù. Qua ho attaccato sempre pronto soccorso, subito pronto. Poi mi piace sempre portare anche a misurare la temperatura, al momento ci sono 12 gradi. Dai. Mi sono preparato un piccolo tavolino e subito vicino il fuoco, e col fuoco si sta benissimo. Qua mi sono messo, se vedete, ho un sacco a pelo, questo sacco a pelo non è niente di che, va idealmente fino a temperatura ideale o confortevole intorno ai 12-13 gradi, penso. E sotto ho portato con me una coperta, magari per coprire, l'ho usata sotto perché gli aghi mi pungevano senza aver un altro materassino sotto. Bene, io sono già nel sacco a pelo, non sono neanche le 10, però pian piano aspetto che si spenga il fuoco, e quando si è spento il fuoco cercherò di dormire. Direi che è ora di dar la notte agli animali, sicuramente ci sarà l'uno o l'altro che vuol venire a bere dell'acqua. Non sono proprio su una scia dove passano gli animali, quella è un po' più in giù, ho visto. Però comunque saranno disturbati dal fuoco, quello è chiaro. Forse non si fidano a venire qua. Vabbè, cercheranno un altro
un'altra via. E niente, proverò a dormire un po', vediamo. Non fa per niente freddo. Ci sono 17 gradi. Si è scaldato un po' col telo qua, col fuoco. È un po' più caldo. Per oggi spengo, direi che ci vediamo domani mattina. Buongiorno a tutti quanti, lo so, non il miglior aspetto la mattina, sono le 6 di mattina e si sta facendo giorno, devo dire che ho dormito, sì, ogni tanto mi svegliavo perché praticamente non riuscivo a stare più di un quarto d'ora, 20 minuti, penso, in una posizione, dovevi sempre girarti perché mi faceva male. Un po' mi si addormentava un braccio o qualcosa perché praticamente il letto sottostante che ho fatto non è che era chissà che cosa, ma cosa si vuol pretendere. La sera era bellissimo, delle stelle. Sì, una bellissima serata, non so se ho fatto un paio di foto, ma non so se si vede, praticamente dormi così, ti addormenti così, vedendo qualcosa del genere, guardi sopra di te, vedi solo stelle e in mezzo a questi boschi, animali poco e niente. Normalmente sono abituato che sento qualcosa la notte. Penso che una volpe si è aggirata un po', però non si sono avvicinate più di tanto. Mi sa che mi alzo, mi scaldo un po'. Ah sì, freddo non ha fatto per niente. Mi metto un po' in forma adesso e dopo magari vi faccio vedere cosa ho portato tutto per questa serata, per questo pernottamento. Ecco qua tutto quello che ho portato per questa sera, per una giornata alla fin fine. Ho preso questo zaino che porto raramente, questo è un zaino da caccia da 50 litri più o meno che ho trovato a 20-30 euro. È un zaino scarso però per cose del genere dove so che non devo camminare per ore e ore. Cosa che non ho fatto, lì va benissimo questo qua, così almeno lo uso ogni tanto e non l'ho preso per niente. Ho portato il mio Shemak che la sera va benissimo anche come cuscino, magari intorno a un maglione del genere, metto sempre il maglione, poi intorno a questo il Shemak e ho un cuscino anche la sera. Poi questo l'ho ritagliato, non so se l'avete già visto, da un materassino, quelli isolanti, quelli da un paio d'euro. E è comodo spesso per mettere sotto le ginocchia o quando ti siedi da qualche parte se è umido. È molto comodo. Poi la coperta, vedete sotto, ovviamente quella ho portato, dietro c'è il telo e il sacco a pelo. Poi qualcosa di ricambio, una camicia, una maglietta, ho portato il cellulare. Allora eravamo al cellulare, ma tanto qua non prendeva, perciò non era molto utile. Guanti per lavori un po' più duri, qualcosa da leggere, appunto questo per misurare
la temperatura, piccoli giochetti. Questo multi-tool con cucchiaio per robe varie, c'è anche la forchetta. Multi-tool per cucina non mi è servito. Lo porto perché è piccolo, non pesa niente, ma non lo uso quasi mai. Il mio Victorinox, questo praticamente IDC, l'ho sempre con me. I vari kit, questo è l'IDC, questo è quello da pronto soccorso, e qua ci sono corde varie. Poi qua un po' attrezzi da taglio. Questa volta ho portato di nuovo il mio Mora, che per queste cose non c'è paragone, secondo me è ancora uno dei miei preferiti. Questo è il Mora 2000. Ho portato questo, che è nuovo. Questo è un Russell. Questo è un nuovo coltello che ho, che praticamente volevo solo provarlo un po', provare com'è. Poi qua seghetto e un'ascia per lavori un po' più pesanti, le borracce da bere, e qua abbiamo ancora la tazzina. E il pentolino per cucinare. Tutto qua, non ho portato di più questa volta. Ecco come ho lasciato la zona del fuoco, completamente pulita, non c'è più cenere, niente. Ho messo via tutto, ho messo tutto a posto. Avete appena visto lì dove ho fatto fuoco, lo lascerò qua perché sicuramente tornerò qua. Sono stato qua un paio di volte adesso e ci tornerò. Lascerò qua anche la costruzione del letto, vediamo un po' se la miglioreremo o se facciamo qualcos'altro. Spero vi sia piaciuto questo video su questo semplice pernottamento. Se vi interessano varie cose come magari il telo o la costruzione del letto, troverete sempre il link sotto il video. Direi che per questa volta è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao, alla prossima, ciao!